Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale, qui XGZone che vi parla ed oggi siamo qui in un nuovissimo video riguardante Minecraft. In questo episodio qua ragazzi andremo a finire di raccogliere il grano piantato nel corso delle varie puntate. Finito questo episodio qua farò l'ultimo episodio, ok, della stagione. Per l'appunto vediamo come procederà, se vi piacerà, se ho avuto molte idee, quindi vediamo un po' come procedere, ok? Fatemi vedere il vostro supporto, raggiungiamo i 60 like. Commentate, condividete e attivate la campanella degli avvisi. Ok, ragazzi, se vi state chiedendo perché non ho attorno alla mia armatura, molto semplice, ragazzi, vedete? Entrate sul corridoio, come potete sapere, ormai avete visto dal corso delle varie puntate. A sinistra e a destra ci sono due casse, ok? Quella a destra ho riposato la mia armatura per fare in modo che come si può dire, la lucido un po', ecco, diciamo così. Ok ragazzi, io vi consiglio di vedere tutto il video dall'inizio alla fine, ok? Perché così capirete un po' come si svolgeranno le prossime stagioni e la prossima soprattutto. Dopodiché vi dico che utilizzerò anche la creativa. So che non bisognerebbe utilizzarla, ma per fare tutto molto più bello, molto più, come si può dire, avendo comunque molto più senso, mi ritengo costretto ad utilizzare la creativa. Poi vi dico che qui sotto a questo video qua lascerò un commento che capirete, ok, come procede la serie, ok, se non l'avete capito comunque in questo video qua. Detto ciò ragazzi, io direi che non ci perdiamo in chiacchiere, andiamo subito a raccogliere il grano e ci vediamo tra pochissimo. Un'ultima cosa ragazzi, ci tenevo a precisare, in questo video qua, una volta raccolto il grano, andremo in miniera, perché bene sì, dopo questo video qua uscirà la seconda parte della miniera. Quindi vi invito a restare aggiornati e soprattutto a seguirmi, soprattutto questa serie spettacolare. Ok, no, beh, non esageriamo, però comunque vi invito a seguirmi. Raccogliamo tutto il grano in questo modo, diciamo così. Poi in tal caso lo andiamo a ripiantare. Ok, ragazzi, raccolto tutto. Ho per sbaglio campestato qua, ma comunque non è un problema, che andremo a prendere la zappa per l'appunto adesso. E faccio un piccolo taglio e ci vediamo tra poco. Ok, zappa presa, patate prese e iniziamo a ripulire il tutto qua di semi. A raccogliere per l'appunto il nostro bel grano. Facendo attenzione chiaramente a non passarci sopra. Ok, io direi anche di rimpiantarli già che ci siamo, così evitiamo di. Direi che sta venendo notte per l'appunto, chiudiamo qua. Ok, mangiamoci una potatoes. Ok, perfetto. Giorno. Allora, dopodiché prendiamo questa ascia qua, in questo modo qua. Ok, la prendiamo e direi che potremo andare di sotto. Ok, ragazzi, ci siamo quasi. Eccoci qua. Questo, ragazzi, è un passaggio segreto, ovvero è un piccolo bunker che tornerà utile nel corso della nostra serie. Perché cosa consiste questo bunker qua? Ok, in pratica, vedete, noi siamo scesi di qui e siamo arrivati qui. In pratica, se io dovessi non farcela, ok, nel corso delle varie puntate prossime di Minecraft, qualcuno in zona potrebbe darmi una mano, ok? Potrebbe salvarmi, ma di chi sto parlando secondo voi? Non lo so nemmeno io, per l'appunto, quindi lo scoprirete presto anche voi e lo scoprirò presto anch'io perché devo capire un po' come collegare tutto, ragazzi, scusatemi, ma sto facendo veramente di tutto per collegare i vari punti, ok? E proseguire nel corso della nuova stagione, ok? Perché questa è la prima stagione e poi ci sarà un'altra stagione e avanti, via dicendo. Però cosa siamo venuti a fare qua, ragazzi? Molto semplice. Allora, apriamo questa chest e troviamo due diamanti. Ebbene sì, ragazzi, due diamanti. Sopra ne abbiamo altri due che fanno quattro diamanti. Allora, questi due diamanti torneranno utili, ok? Perché se uno di questi due diamanti finisse nel calderone che ho qua sopra, ok? Proprio qua, io potrei respawnare, ok? Ma qualcuno dovrà pur fare questa scelta qua. Cioè, qualcuno dovrà venire qui, prendere i diamanti e portarli su e gettarli nel calderone. Chi sarà? Non si sa ragazzi, lo scoprirete presto. Detto ciò ragazzi, torniamo su e andiamo a chiudere il passaggio per l'appunto. Fatto, chiuso. Ok, mettiamo, depositiamo il tutto, tipo così.
Ok, detto ciò ragazzi, siete pronti per la nuova stagione? A breve cercherò di collegare l'ultimo episodio, adesso ti sto lavorando su, ma vediamo cosa viene fuori, ok? Spero che comunque questo video qua vi piaccia, è un collegamento ragazzi con la serie, quindi adesso siete arrivati fino in fondo, fatemi vedere tutto il vostro supporto ragazzi e lasciate un bel commento, iscrivetevi ed attivate la campanella degli avvisi. Detto ciò ragazzi, qui da Johnny è tutto. E noi ci sentiamo alla prossima. Ciao!